l'Alma Saxophone Quartet, un quartetto nato nel 2019 da quattro compagni di studio, un quartetto che si è esibito già in varie realtà italiane e anche all'estero fino in Svizzera e che ha inciso con l'etichetta Soul Sound e con l'etichetta Parco della Musica. Oggi purtroppo per chi è appassionato di musica è un giorno un po' triste, ci sentiamo tutti un po' soli perché è scomparso il maestro Maurizio Pollini. Anche oltre ad essere un grande pianista era anche un grande amico della nostra presidente Mimma Guastone. Vorrei dedicare anche a nome di Mimma la serata di stasera al maestro Pollini. Il minuto è trascorso, diamo la parola alla musica e all'Alma Saxophone Quartet.
Scrisse questa composizione inizialmente per due pianoforti,
Questa sera un arrangiamento per quattro sassofoni scritto appositamente per noi da maestro Gustavo Feliciano. Grazie e buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
avete già ascoltato un po' di jazz, un po' di swing, un po' di forti diversi. È un viaggio così tra i compositori, ma solo tra le anime dei compositori, tra i diversi stili di ogni compositore. La musica americana è veramente bellissima. Questa sera abbiamo cercato un po' di fare questo viaggio, però ovviamente limitando, non chiudendo qualcosa, ma perché la musica americana è vastissima, è incredibile quello che ci ha chiamato. Ma proseguiamo su questo filone dello swing, non potevamo non ritagliare uno spazio ad un trombonista, ad un direttore di big band celebre come Glenn Miller. E di Glenn Miller eseguiremo una sonda che lui ha reso celebre grazie ai suoi arrangiamenti, che si intitola In the Moon. Buon ascolto.
stati poco più di 3 anni fa. E a modo nostro, a modo Almazza, con Word, abbiamo deciso di visionare questo arrangiamento per dire grazie. Grazie a questo artista per tutto quello che ha fatto per noi e anche per noi. Grazie da parte nostra a Cicorea.
tappa di questo viaggio in America e concludiamo proponendovi un medley di brani da compositore che potremmo definire grandissimo rivoluzionario della musica, una persona veramente incredibile. Pensate che è andato anche a governatore Andrea, come piace Andrea. Grazie ancora.
via lì. Lo facciamo con molto piacere. Ma vi diciamo due cose. Thank you.
piccole informazioni pratiche. Molti di voi lo sanno, è evidente, questo è un tempio, domani torna a essere un luogo di culto, quindi chiediamo gentilmente di non lasciare in giro i foglietti, i programmi di sala, eccetera, in modo che sia in ordine per domani. Poi vi ricordo il prossimo appuntamento, il 6 aprile, devo dire molto importante per noi, si chiama Progetto Bottega, arriva alla sua quarta edizione. È un progetto di una violinista, Giulia Beniskaya, che lavora per qualche giorno prima del concerto con dei giovani musicisti che ha selezionato, oggi è fatta la lista definitiva, e quindi si chiama bottega perché richiama un po' le botteghe rinascimentali, no? In cui i maestri lavoravano con gli allievi e il risultato poi nel momento del concerto è come tempistica eccetera qualitario. E poi vi segnalo, chi ha preso il materiale lo sa, che il concerto di scoppio a maggio è anticipato al 18 rispetto alla data che c'era, però sul sito trovate tutto. Siccome stasera ci sono tante persone che mi hanno detto arrivando che sono qui per la prima volta e ci hanno chiesto un po' chi siete eccetera eccetera, due parole questi meravigliosi quattro musicisti, voi che siete qui, chi ci ha seguito in streaming e anche lo staff di Musica al Tempio che arriva a questi concerti con un modo abbastanza piacevole ma pesante, sono intenso, non pesante sbagliato, intenso sulle spalle. Noi siamo un'associazione laica indipendente, ospitata dal Tempio, dal noi siamo un'associazione retta da volontari, le persone che avete incontrato entrando sono volontari, ma vorrei, scusatemi, sottolineare che ovviamente non lo sono i musicisti, non lo sono una serie di collaboratori e tutto quello che ci gira intorno all'organizzazione di una stagione di 14 concerti. Quindi le vostre offerte, ringrazio chi l'ha dato, chi lo darà, eccetera, sono veramente per noi, le donazioni sono importanti perché contribuiscono a permetterci di mantenere un livello alto di stagione e anche a professionare, a crescere, eccetera, eccetera. Quindi le nostre linee sono, come questi ragazzi dimostrano, una grande attenzione ai giovani musicisti che difficilmente a Milano trovano dei palcoscenici, insomma, che li ospitino, affiancati da maestri invece importanti, da nomi di pregio. Questo è proprio un po' la nostra cifra, ecco, una grande, grande attenzione ai giovani musicisti. Nel loro caso, se avrete voglia di consultare il sito, lo potete vedere, c'è una sezione in cui i musicisti si possono candidare compilando un format e mandando dei materiali sonori, ovviamente. Ecco, loro sono arrivati qui attraverso proprio un'autocandidatura, ne riceviamo più di 200, il comitato artistico, di cui io non faccio parte per fortuna, del comitato artistico mi occupo di organizzazione, ne seleziona 14 concerti, alcuni sono rapporti appunto consolidati come quello con il maestro Beniskaya, ma altri invece appunto sono autocandidature che viene ritenuto interessante ospitare. Quindi basta, non vi rubo altro tempo, vi ringrazio. Per amicizia che sta facendo questa cosa.